Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Pepe Vacca Collectibles. Oggi nuovo video relativo all'album di figurine Panini su Naruto Shippuden. Spacchetteremo insieme all'incirca una trentina di pacchetti e speriamo di dargli una bella sfoltita. Cominciamo! Ed ecco qui tutto quello che andremo a vedere in questo video, ragazzi. Abbiamo il pack da 24 pacchetti più 5 sfusi, l'album cartonato che abbiamo già visto nel video precedente, ma vi farò vedere a fine video con le figurine che andremo a trovare già attaccate, e un piccolo intruso che è Naruto Kid e Sage Figures. Bene ragazzi, cominciamo con lo spacchettamento prima di questi 5 pacchetti sfusi. Come al solito aprirò il primo per poi aprire tutto il resto off camera. Vediamo cosa abbiamo trovato. Abbiamo intanto la card di Temari, figa come sempre, belle le card, e poi queste figurine Naruto in forma volpe, Sasuke, Sakura e Naruto, e qui Naruto nella moltiplicazione superiore del corpo. Bene ragazzi, questo era il primo pacchetto, spacchetto gli altri e poi come al solito vi faccio la carrellata generale, vi faccio vedere cosa ho trovato. Ecco fatto, 29 pacchetti spacchettati, come potete vedere ho diviso carte da figurine, ne abbiamo un bel po', quindi come sempre parto dalle figurine, vediamo che cosa ho trovato. Allora, queste erano quelle che abbiamo già visto insieme all'inizio del primo pacchetto. Poi andiamo avanti. Come sempre ragazzi, vi ricordo che queste figurine sono un po' piccoline e sono tutte tratte dalle scene di Shippuden, che tra l'altro ho scoperto quest'album non comprende nemmeno tutto, qui già abbiamo un doppione, non comprende tutto Shippuden purtroppo, ma soltanto una parte, il che mi secca un pochino perché pensavo di avere, oh bellissima questa, di Killer B, e pensavo di avere quantomeno un album definitivo per quanto riguarda Naruto Shippuden, invece non sarà così, quindi mi auguro che Panini faccia un'altra parte, una sorta di parte 2, insomma un qualcosa che vada a comprendere tutta la saga, perché parliamo comunque di una delle saghe più belle degli anime, almeno per quanto mi riguarda. Poi andiamo avanti, quindi già ho visto diversi doppioni ragazzi, io spero che di riuscire a concludere tutto l'album nel giro di 3 o 4 episodi, sinceramente, perché è una serie che non vorrei portare troppo per le lunghe, proprio perché rischio di annoiarvi un po', non ha secondo me lo stesso interesse che suscita Spider-Man, in questo senso, almeno le figurine di Naruto sono un po' di una nicchia un po' più piccolina, infatti si è visto anche per quanto riguarda il successo del video, anche qui Chibi Deidara, molto bello. Ah, questa è la seconda parte di quello che abbiamo visto prima, di Sasori, di... Ah, guardate Itachi, che figo anche. Beh, queste figurine qui del poster sono veramente belle, il problema è che non penso lo esporrei mai quel poster, ma bella anche questa. Ce ne sono alcune che sono veramente belle, ma perché? Perché sono fighe le scene dell'anime. Guardate qui anche Minato, bella questa con entrambi i genitori di Naruto, Gaara contro Deidara, abbiamo Chibi Sasuke che già avevamo trovato, bellissima anche questa di Itachi. Poi ragazzi, io non so quando uscirà questo video, ma non voglio spoilerarvi quindi i contenuti del canale, non troppo almeno, ma ci saranno delle 1 a 6 della Rocket Toys che arriveranno sul canale, quindi aspettatevele perché sono veramente uno spettacolo. Così come i nuovi annunci, ah, bello anche questo Gaara. Queste sono molto belle, mi piacciono un sacco con questo stile appunto chibi, un po' cartoon, ancora più cartunesco, più caricaturale. Cerco di accelerare un po' ragazzi, qui Itachi e Sasuke, anche questa è bellissima come illustrazione.
Vi dicevo, sono stati annunciati altri pezzi incredibili per Rocket Toys, che probabilmente quando uscirà questo video vi avrò già mostrato in un video dedicato alle news della settimana, come al solito. Quindi se non l'avete ancora visto, recuperatelo se vi va, perché ne vale veramente la pena. Finché i preordini sono attivi, se siete appassionati di Naruto, ragazzi, sono delle doll che non potete lasciarvi scappare, ve lo assicuro. E qui finisce la serie di figurine, che dopo andremo ad attaccare e ve le faccio vedere ovviamente nell'album. Ora andiamo con le card, che sono la parte che mi interessa un po' di più, detto sinceramente, perché le card sono veramente belle. Qui abbiamo visto già Temari, scusate il riflesso, ma le card sono tutte così, quindi un pochino di luce ci deve essere per forza. Già cominciamo benissimo con Obito, fantastica, questa mi piace tanto. Yamato, Sasuke, Sai, bella anche questa. Poi abbiamo Kakuzu, se non mi sbaglio, il suo nome, sì, se non mi sbaglio. Gamabunta già l'avevamo trovato, così come Naruto, doppione. Aidan, sì. Oh, bella, bellissima. Bellissima la volpe. Rock Lee, Gai, Temari. Un altro Yamato. Kakashi, anche questa, bella. Ino, Shikamaru, l'ennesimo Naruto. Un'altra Temari. Oh, fantastica. Itachi. Molto figa questa. Proprio con te. Oh, è un altro Itachi. Però sono due card dedicate a lui, quindi due card differenti ma dedicate a Itachi. Una più bella dall'altra, tra l'altro. Quindi, molto belle. Per queste sono contento. Hinata, Kiba e Akamaru, i tre Hokage, primo, secondo e terzo, che già se non mi sbaglio avevo trovato nello scorso video, Jiraiya, Sasori, ragazzi, Sasori, Rocket Toys ha rilasciato il preordine quantomeno di Sasori, raga, è una cosa, andatelo a vedere sul Colosso dei Nerd o sul mio canale, dove vi pare, ma date un'occhiata. Così come Deidara, Minato, e Tsunade, bellissima, anche lei annunciata da Rocket Toys. Bene, per le card sono veramente contento, mi ritengo molto fortunato perché ho trovato dei pezzi veramente fighissimi secondo me, un po' meno per le figurine, oddio, poi andremo a vedere, anche forse perché mi interessano meno, andremo a vedere poi all'interno dell'album come si presentano le pagine, andremo a fare una sfogliata veloce e niente, quindi adesso il tempo di attaccarle insieme al piccolo Naruto e poi ci vediamo dopo. Ecco qui, figurine attaccate. Ho contato le card, ne mancano all'incirca 18, quindi più o meno posso ritenermi abbastanza fortunato. Ho trovato all'incirca una settantina di figurine che non avevo, contro 45-50 doppioni circa, quindi credo che con un altro pack da 24 bustine, 24 pacchetti, se sono abbastanza fortunato, dovrei riuscire a dare un'altra bella sfoltita. Quindi credo che gli episodi saranno, poi dipende sempre appunto da quanto sarò fortunato, credo 4 come per la serie di Spider-Man. Vi sto facendo vedere molto velocemente, sfogliando le pagine, qual è il risultato parziale, con qualche figurina appunto attaccata, che sono veramente tante, e onestamente vederlo con le figurine è decente, pensavo molto meglio, credo che se Panini ponesse la stessa attenzione, la stessa cura in questi album come quella che pone nelle figurine dei calciatori, saremmo tutti più contenti, almeno noi appassionati di questi altri brand. Come vedete anche l'album in realtà non è di una qualità eccellente, non è come quello di Spider-Man assolutamente, non è come quello dei calciatori, però va bene così, ci accontentiamo. Vi mostro anche al volo il poster con le figurine che ho trovato, che sono queste, Deidara, Sasuke, Gaara, Minato, Killer B, Sai, Itachi e basta.
Quindi anche questo procede. E adesso, ragazzi, considerazioni finali e saluti. Ed anche per oggi è tutto, ragazzi. Spero che questo video spacchettamento vi sia piaciuto. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo come al solito a un prossimo appuntamento dove spacchetteremo, appunto, adesso vediamo, o un altro pack da 24 o qualcosina in più. Ciao ragazzi, a presto!